Contrariamente a quanto di solito accade quando parlando di trippa ci si riferisce abitualmente allo stomaco di bovini o ad altre interiora che costituiscono o che appartengono al cosiddetto quinto quarto, e cioè alla parte meno nobile degli animali macellati, quella che rimane dopo aver venduto i restanti quattro quarti a chi se lo poteva permettere, in questa puntata del Gusto della Salute cercheremo appunto di approfondire, cercheremo di esplorare i laboriosi processi di preparazione, le tecniche gastronomiche, le tecniche culinarie, le doti nutrizionali, le proprietà salutistiche della trippa di pesce, un'autentica rarità, diciamo frutto della cucina o di una cucina detta povera, ma in realtà piatto assai ricercato soprattutto dai palati fini. Anche qui siamo a Gallipoli, anche qui la trippa di pesce si ricava dal cosiddetto quinto quarto del pesce, e cioè dallo stomaco, dalle interiora, dalle strutture natatorie di pesci di grossa taglia, quali ad esempio il merluzzo, il cefalo, la rana pescatrice. Viene cucinata questa pietanza ed impreziosita ed insaporita con aromi vari, per lo più di origine naturale, e si presenta solitamente di aspetto spugnoso ed è particolarmente saporita. Ma vediamo i passaggi che portano appunto alla preparazione di questo piatto affidandoci alle cure dello chef. La politica, l'idea della mia cucina e del ristorante dove lavoro è proprio la politica del recupero sul pesce, e quindi punta ad utilizzare tutto quello che c'è nel pesce, anche quello che di solito noi scartiamo, sia per un discorso organolettico ma anche per via di una necessità che oggi comunque non possiamo più non considerare, che è quella del pesce che scarseggia nei nostri mari ormai, ed è il nostro dovere assolutamente cercare di valorizzare tutto il pesce dalla coda fino alla punta della testa. La ricetta che stiamo cucinando oggi appunto è una trippa di pesce. Utilizzeremo la sacca dello stomaco del cefalo, come in questo caso, e dei ventrilli sempre del cefalo stesso e della vescica natatoria di baccalà. È un piatto molto semplice che possiamo rifare anche a casa, ma dà un sapore molto intenso e autentico. Utilizzeremo dei pomodorini datterini locali, e la procedura per questa ricetta è molto semplice. Abbiamo bisogno di uno scalogno, di una costa di sedano e di una carota. Tagliamo tutto a cubettini molto piccoli, specialmente lo scalogno, dell'olio d'oliva. Andiamo in una piccola casseruola, facciamo andare l'olio insieme a questa base di soffritto, aggiungiamo senza un ordine preciso le interiora del nostro pesce, le facciamo andare per un po', poi sfumiamo con del vino bianco e aggiungiamo la nostra salsa di datterino preparata precedentemente. Aggiungiamo 2 o 3 mestoli di acqua abbondante e facciamo cuocere per circa 45 minuti. Quando saranno cotte le nostre interiora, aggiungiamo di sale, pepe bianco e serviamo con una bella foglia di basilico, una spolverata di prezzemolo fresco. Nel presentare l'odierna puntata del Gusto della Salute, anticipavo che la trippa di pesce risulta essere un'autentica rarità, ma siccome a noi piace sempre andare a curiosare nella storia dei prodotti che di settimana in settimana presentiamo, anche stavolta siamo andati un po' indietro nel tempo per cercare di verificare se ci fossero, come dire, delle anteprime rispetto al piatto di oggi, rispetto alla pietanza di oggi, cioè alla trippa di pesce. E così abbiamo scoperto, come dire, una sorta di antenato della trippa di pesce che in realtà era già in uso nell'antica Roma. Infatti abbiamo scoperto che gli antichi romani, per esempio, usavano accostare ai loro piatti il cosiddetto garum,
Il garum derivava praticamente da frattaglie, da interiora ed altri pezzi di pesce che venivano fatti macerare in olio con erbe varie e poi venivano lasciati fermentare per diverse settimane. Si conoscevano in realtà diversi tipi di garum. C'era il garum Excellence. I diversi tipi di garum differivano tra loro a seconda della tipologia e della qualità del pesce che di volta in volta veniva utilizzato. Dicevo, c'era il garum Excellence che veniva allestito con alici e ventresche di tonno. C'era il garum Flor Floris che invece veniva allestito con alici, tonno e sgombro. Poi c'era un tipo di garum che veniva addirittura preparato con murene. Plinio nel primo secolo a.C. parla di garum e riferisce che a suo modo di vedere il garum migliore era il cosiddetto garum sociorum, che veniva importato dalla Spagna, che aveva un costo elevatissimo, costava addirittura più dei profumi e veniva utilizzato in cucina ma anche in medicina, risultando molto utile a detta di Plinio per curare le ulcere, per curare le dissenterie, per curare le ferite che potevano derivare da morsi di cani o da morsi di coccodrilli, per curare le ustioni recenti, quindi ampio uso appunto in medicina. Ritroviamo il garum anche nell'alto medioevo. Cassiodoro, in un suo scritto nel VI secolo d.C., ci parla appunto del garum e ci dice che il garum risultava essere particolarmente usato nell'area adriatica. Nell'VIII secolo il garum risulta essere molto venduto sulle lungo le rive del Po, per arrivare poi a tempi relativamente più recenti e qui parliamo della colatura di alici di cetara, argomento che abbiamo già trattato in un nostro precedente appuntamento, che questa pressatura e maturazione appunto del pesce che poi viene filtrato per ottenere questo prodotto particolarmente gustoso e peculiare appunto di quell'area della Campania. Quindi tutt'altro che frattaglie alla fine, si tratta di recuperi di memorie storiche che hanno finito in qualche modo per risvegliare il gusto dei palati raffinati ma anche la fantasia di molti chef famosi. Abbiamo attraversato la storia della trippa di pesce, abbiamo visto tecnicamente come si prepari il piatto, adesso esaminiamo le caratteristiche nutrizionali e le eventuali proprietà salutistiche a cura della nostra biologa nutrizionista, dottoressa Ilaria Vergallo. La trippa, che sia di carne o pesce, un alimento di origine animale, appartiene alle frattaglie. E in particolare fa riferimento per lo più a quella che è la parte commestibile dello stomaco dell'animale. Al di là di quello che si ritiene che sia un alimento grasso, in realtà niente di più sbagliato. La trippa è un alimento magro, ovvero fornisce un basso tenore di grassi e un buon apporto di proteine e acqua. La trippa contiene una buona quantità di massa che è tessuto connettivo, quindi non è grasso, che cotta con ebollizione si trasforma in gelatina. Quindi è discretamente digeribile, soprattutto se è ben cotta e soprattutto se non si eccede nei condimenti. Infatti se andiamo ad aumentare i condimenti grassi ovviamente tenderà anche ad aumentare l'apporto lipidico. Quindi può costituire un antipasto, ancora meglio un piatto unico, se associata ad esempio a patate e verdure oppure a un primo o un pezzo di pane. Dal punto di vista nutrizionale è quindi un alimento abbastanza magro, con un buon quantitativo di proteine e soprattutto un buon quantitativo di sali minerali, fosforo, sodio, potassio, ferro, ma soprattutto in grado di fornire il giusto apporto di vitamine, per lo più vitamine del gruppo B. Quindi un alimento ipocalorico, non contiene glucidi, non contiene fibre. La trippa di mare può essere a base di diversi pesci, ad esempio a base di baccalà, che è un pesce importante in quanto ricco di un aminoacido essenziale che è appunto l'aminoacido lisina, che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare, ma soprattutto ricco di minerali, in particolar modo di vitamina A. Molto conosciuta, se parliamo di trippa di mare, è anche la trippa a base di rana pescatrice, che è un pesce che meglio si adatta alla dieta di chi è allergico al nickel solfato. Un pesce pregiatissimo che va bene in una dieta ipocalorica e soprattutto ricco di alcuni minerali, come il potassio, che aiuta a regolare la pressione arteriosa, ma anche il fosforo, importante per ossa e denti, ma anche di sodio, che è importantissimo in quanto regola il passaggio di nutrienti tra interno e esterno delle cellule. Per tutti questi motivi la trippa di pesce, oltre a essere importante dal punto di vista nutrizionale, è un alimento che può essere tranquillamente aggiunto anche in una dieta ipocalorica.
Abbiamo appreso dalla dottoressa Vergallo che l'apporto calorico del piatto trippa di pesce è piuttosto modesto. In realtà scarse sono le controindicazioni relative al consumo di questo piatto, a cui dovrebbero porre un minimo di attenzione coloro i quali soffrono semmai di ipercolesterolemia o di iperuricemia o di problemi renali in ragione del discreto contenuto in acido urico e in colesterolo del quale questo piatto può essere fornito. In realtà, più che alla trippa di pesce, in questo caso farei attenzione ai condimenti con i quali appunto la trippa di pesce può essere preparata, i quali potrebbero apportare un'implementazione dell'apporto lipidico del piatto. Quindi, ancora una volta, non priviamoci dell'effetto piacevole che può derivare da un piatto, in questo caso da un piatto di recupero, abbiamo visto particolarmente prelibato, ma come sempre, mi raccomando, occhio alla salute.